Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti. Benvenuti in questa nuova live stasera. Sarà una live un po' particolare perché sarà una live un po' triste da un certo punto di vista. Ho già avuto dei momenti discretamente tristi poco fa, in game, ma scoprirete tutto in RP. Quindi per adesso gustatevi ciò che arriverà, perché a breve secondo me ci saranno delle scene belle, perché oggi c'è da fa un po' di cose. Speriamo non ci siano troppe sorprese, più che altro. Diciamo che le sorprese poche sarebbe il top. Vediamo. Vediamo. Intanto, come potete vedere dalla chat, sto aggiungendo un po' di canzoncine tristi al song request perché mi piace tenere le canzoni tristi. No, vabbè, diciamo, parliamoci chiaramente. Pelatone è triste. Pelatone è molto triste. Salve Pupetta. Pelatone è molto triste, proprio perché Pupetta, quella che è in chat, si è fatta ergastolare. Ciao Smal2k, ciao caro. Si è fatta ergastolare la signorina Pupetta, capito? E ha lasciato il pelatone triste in un angolo. Allora, ciao Ida. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, torniamo un attimo in città. Ok, c'è qualche problemino, mi sa. Voglio capire perché però. Spero non sia Discord. Ma secondo me è Discord, quindi ora gli facciamo fare il volo del piccione a Discord. C'ho qualche problemino di lag oggi. Non so come mai. Probabilmente, boh. C'è troppo. Effettivamente dal fatto che c'è questa cosa del virus e quindi siamo tutti a casa, ovviamente essendo tutti a casa non è macello. Grazie mille per il follow Kaiser, sono Ale, un tuo dipendente di Tequila se non ti ricordassi. Ah, no vai tranquillo, mi ricordo caro. LOL. What? Che c'è una rosa? C'era solo una persona che faceva queste cose. Ciccio, lol. La rosa di Milena l'ho lasciata io. Milena davvero lasciava le rose qui. Grazie mille per il follow. JDHKK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 K
Davvero, davvero. Oh, ci scherzate, ma lo faceva davvero lei. Mi disse anche una cosa bellissima in RP, mi disse: sta stronza di Milena che mi amava? No, non, no, mi disse tutto il contrario. Lei ha fatto tutto tranne chiamarmi Milena. Non mi amava. Forse mi voleva bene, ma amarmi no. Milena mi disse, quando io gli raccontai che stavo per morire, Milena mi disse: io tutti i giorni ti lascerò una rosa e quando vedrò che quella rosa tu non la raccoglierai, saprò che sarà finita, cioè che sarai morto. Molto bello. Scenograficamente molto bello, effettivamente, però. Nì.
quindi sei morto ora? No, non sono morto. Ma perché non streami più, Pupetta? L'hai lasciata te seriamente? No, sì, Pupetta non può. Cioè, il suo personaggio Milena non può. Milena è morta, purtroppo. Sfortunatamente. Però una rosa lì. Proprio quando ieri. Inizio la live di Lucas ieri sera. Sì, che parlava con il capo della Pula. Sì, l'ho visto. Olio cuore! Non c'è nessuno. Figa, mi hanno lasciato il locale vuoto. Meglio, mi arma. Per Milena, sì, l'ho vista, ragazzi. L'ho vista e sono felice che lo stesse facendo lui. Sinceramente, OFRP so che è stato, me l'hanno detto 10 minuti fa. Non ci sarà modo di riavere Milena qui. Questo è quello che mi hanno detto almeno. Quindi vediamo. Sì, Pupetta, ti ho dato questa brutta notizia, te l'ho data live. L'ho scoperto 10 minuti fa, prima di entrare in live. Secondo me potrebbe cambiare questa cosa, però. Eh già, potrebbe cambiare, però per adesso dicono che no, non succederà. Cioè almeno questo è quanto mi è stato detto. Io devo prendere il cibo però, raga, perché non ho cibo dietro. Non il ghiaccio, cibo. Figa, ma non c'è nessuno. What? Successo? Cinque minuti, figa. 5 minuti sono un abisso. Perché non vedo la pioggia alla Kosick, ma la vedo normale? Ah, perché io ho tolto la Kosick. Ecco perché c'ho i problemi di frame lag. No. Figa. Ecco perché frame laggo. Perché ho levato la Kosick. La devo rimettere. Devo rimettere la Kosick. Ma io non capisco tutte queste cose. C'è troppo di FPS incredibile, c'è troppo della connessione incredibile, non capisco perché. Mai accaduto. Mi droppa la connessione a caso quando gli va. Va bene, GG. Io non vorrei che sia questo. Secondo me è il song di questo. Non voglio dire ma secondo me il sangue è questo. Però intanto mettiamo un po' di musica di sottofondo triste. Ci sta un po' di musica di sottofondo triste. Rifacciamo saltare il song request a bestia.
Dove è andata la macchina? Ah, è là. Scusate, ma intervengo come un po' come admin, minimo, perché insomma è anche brutto vedere tutto. Ma questi telefoni volanti? GG. Tutti questi telefoni che volano, io non li ho capiti. Salve, c'è qualcuno? Sì. Oddio, chi è che parla? Sono qua su. Ah, ok. Sì. Ti vedo, Ugo. Che cazzo. Odio Ugo. Ti vedo un po' Ugo. Ti sto risolvendo, credo, spero. Al più presto. No. Sogni un fampus. Oh, scusa. Scusami. Vabbè, questo me lo segno. Tieni, ti ho dato una band. Eh sì, vabbè, sono entrato in città, però ho messo via di città. Non mi ricordavo niente, il dottore mi ha detto che la pula mi ha messo sotto. Vabbè, minchia, ma che cazzo di spiga, non c'è più città. Ma come la pula ti ha messo sotto? Non so, sprecciavo tre macchine, mi ha preso in pieno nel marciapiede, eh? Parliamo nel marciapiede, mi ha detto il dottore, ovviamente, che io non mi ricordavo un cazzo. Avevo mal di testa fortissimo, però stiche. Comunque, mi vedi ancora Ugo? Sì. Lagga? No. Non mi piace essere Ugo. Voglio essere Cleo e basta. Ah, il server. Come spera. Ci sa che lagga. Perché a volte mi droppano. Mi droppano. Sì, quando mi vedrai con i capelli puff. Cleo, moglie. I puffi sanno che il tesoro c'è. No, signorina, ci sarebbe un metodo, signorina. Cioè? Un altro metodo, però lo faccia lontana da me. Vedrei. Si deve levare gli abiti, yes. Ok. Arrivo subito. Non sbirci lei, eh. No, no. Mi metto di qua. Devo entrare nella parte. Oggi non ho avuto il tempo di entrare nella parte del pelatone, quindi sarà difficile. Però ci possiamo riuscire. Andiamo. Ok, adesso sono Ugo. Sì, ancora Ugo, va bene, andiamo. Alto il cazzo Ugo, eh. Ti porto in un posto prima. Sì, metto le scarpe, però. Sì, direi di sì. Ok. Direi di sì, sì. Fatto, fatto. Sì, però non vuole essere Ugo. Comunque mi sta preoccupando. Ci sono qualcosa? Qualcosa di grave, non lo so. Il fatto che metto urgentissimo, bello scritto grande, mi preoccupa la cosa. Oddio. Diciamo di sì. Ah. Okay. Lagga tanto, lo so, non ho dubbi. Aspetta. Ciao sempre Ugo. Leviamo tutto. Leviamo il Mubot, perché tanto sapevo che era il Mubot maledetto. Guarda, come levo il Mubot funziona. Scommettiamo. Sì, mi sa di sì. Aspetta un attimo che controllo. Ho un problema nel cervello. Vada, vada. Non ci preoccupi. Non so perché lagga. C'ho voglia di laggare oggi. O i miei stanno guardando film di là, quasi sicuro. E mi stanno minando. Devo abbassare tutto il bitrate. Ok, andiamo. Sono Ugo sempre? Sì. Anche tu io, ma dai, fra un po' questa maschera la sta sfondando. Vabbè, dai, rimani Ugo. Ma probabilmente è colpa mia. Quindi probabilmente potresti farci poco. Ora dovrebbe essere migliorato, ragazzi, scusatemi. Le connessioni... Ma me lo dà il culo vedermi Ugo da te. Gli occhi vedono Ugo. Ok, ok.
Oggi ho preso Si è una tolto tutto. macchinina. Che macchina ha Brausa, comprato, vabbè, una signorina? blista. Una blista? Cos'è? Mamma mia, signorina. Ho capito, ma è meglio di essere a piedi, che pensi? Non è che posso cercare di scroccare passaggi a sconosciuti che non conosco, già che non ho visto tutti quelli di questa È città. lei che ha scelto il Bahamas, signorina. Tutti i miei dipendenti come ingresso hanno una Porsche 911. Ho capito. Come premio di assunzione. E allora? E allora, dove vai? Va Boh, bene, fare io un c'ho giro. da fare delle cose, poi arrivo. Ok, ciao. Ciao. Modi che mi sto facendo il bagno. Sì, prego, prego. Minchia, che pulita questa macchina. Visto? Minchia, pulitissima. Pulita, cintura. Permagia. Ora è pulita, però. Le ho dato una pulitina. No, no, continua a Oddio. laggare, raga, è colpa mia. C'è qualcuno che di là sta guardando film, sicuro. Ciao, Melo! Milena non la vedi più. No, raga, Milena non c'è più. Cioè, ci potrà essere post-wipe, ma non c'è più adesso. Perché non è un permadeath, è un permajail. Quindi post-wipe Non la puoi corra, riportare. aia. Io non ho preso niente nei miei occhi, signorina, quindi è a lei gli occhi con dei problemi. Non sai che è colpa dei suoi occhi che io vedo cose che non devo. Cioè? È che è colpa tua che io vedo cose strane. Ma non è vero. Sì, oddio. Maronna, oh signu, aiuto. Ah, per un mezzo paletto. Minchia, mezzo paletto. Però questo meteo non mi piace per quello che dovrei fare. Avrei bisogno di un meteo molto più bello. Però accettiamo il meteo brutto, Sperando che nelle cose brutte non c'è una cosa brutta. Cos'è successo? Lo Quella è la so, cosa più sempre colpa del preoccupante. pelato. Ma non è vero, pupetta. È colpa della tua famiglia, non del pelato. Cosa c'entra il pelato? Allora, purtroppo mi sa che non possiamo scendere dalla macchina. No, direi proprio di no. A meno che non vuoi prendere l'ugaggine per sempre a vita, perché il virus che gira In giro. è lucaggine. Io dico il lag. È sempre colpa del pelato? Sì, il lag Si è sì. È sporcata di nuovo la macchina. Anche l'hai fatta normale. bianca, È mamma perché mia. mi piace Bianca. Ma bianca si è sporca subito. Comunque, Signorina, lei ieri ha detto qualcosa mentre stavamo parlando. tipo. Che lei ha una sorella. Ma Ho una sorella. che Milena è sua sorella. Sì. Il problema è che quando la ragazza, la mia amica October, ha detto il cognome, ha detto a me che sono cambiata e sono andata fuori. È proprio lei. Che poi non è che siamo sorelle di sangue, ma siamo sorellasse, siamo sorelle adottive. Però lei era come una sorella di sangue. Che rapporti eravate ancora in rapporti con lei? No, no, ci siamo divisi per un periodo di tempo. Infatti non ho avuto più notizie di lei, quindi non pensavo che neanche, cioè che era lei la Milena che si parlava. Ecco, quando l'ho saputo, Prima ci provava una tipa sono rimasti sparisce, prima Lore e poi Milena. Hai senza ragione, parole. Melo. C'ho una sfiga, Non raga, sapevo cosa pazzesco. dire, se dire, Perdone, non mamma. dire qualcosa, capisci? Non so neanche che cazzo ha combinato. Io ho trovato una cosa. Ho Cosa? trovato una rosa nella porta posteriore del locale. Una rosa. Una rosa rossa. È una cosa che conoscevamo solo io e Milena. Perché Oh cazzo. quando io stavo per morire, Ah, questo non lo sapevo. perché c'era qualcuno che mi stava cercando, lei mi disse: io ti lascerò una rosa dietro il locale tutti i giorni. E se troverò ancora quella rosa il giorno dopo, vorrà dire che tu non ci sarai più. Io
di questa cosa lo sapevamo solo io e lei. Nessun altro. E tu hai trovato questa rosa? Quando? Sì. Prima di scriverti il messaggio. E quindi tu cosa pensi? Almeno che non è che qualcuno lo sapeva, non lo so, magari ha sentito questa cosa per No, non è farti mettere possibile. dubbi o qualcos'altro. No, no, no. È proprio una cosa tra me e lei. E basta. Milena e Cleo sono sorelle. Sono sicuro nella vecchia città di Striscio. Sono sicuro che sia una cosa che sappiamo solo io e lei. E di questo ne sono sicuro al 100%. Ma quindi tu e Milena, non so, avevate qualcosa, qualche state insieme per caso? Diciamo che io amo Milena. Il mondo è piccolo. La prima persona che ho conosciuto sei te, e lei era mia sorella, cioè era, è mia sorella. Cioè, il mondo è molto piccolo. Minchia. Ora ti manderò una cosa. Ce Sì. l'hai la mail vicino? Sì. Ok. Un attimo che devo aprire la mail. Non mi ricordo la password. Tranquillo, che mi capita queste cose. Ma tu sapevi qualcosa di Milena? Non so, perché è finita in questi guai? Sì, ora ti racconterò tutto. Ah, oddio. Prima volevo farti capire un po' di cose. Non è corto ciò che ti ho mandato, te lo dico. Vado, guardo il telefono e la leggo. Ok. Gli ho mandato la lettera che io ho scritto per Milena il giorno prima che, cioè il giorno prima, gliel'ho fatta leggere a Milena il giorno prima che lei venisse ergastolata. L'ho sentita parlare ieri tramite live di Lucas. Il giorno in cui veniva ergastolata. Il giorno prima che venisse ergastolata, gli ho scritto una lettera. Una lettera molto grande, molto intensa. Ho serio cosa, pupetta? Melo, lo so che non entri più qua, ma dove sei andato ora, Melo? Dove sei fuggito? Vado nella sua live, aspetta. C'è scritto tanto, lì dentro. C'è scritto veramente tanto. Quindi, sotto cielo, quindi una sola live, torno subito. Vai, vai. Vai a vederti la faccia di Cleo mentre legge la mia lettera, no? La mia corta lettera. Io dove sono fuggito sto qui. No, intendo. Ma non giochi più su Elite o giochi ancora? Hai
Ragazzi, questo è un momento cringissimo, ve lo dico, è un momento triste, è un momento love Milena, I love Milena. Quindi normale che ora sarà un momento molto cringis, molto cringis. Ma zero esperienza di P, gioco sempre sulla Play. Ma che te ne frega di zero esperienza di P? Se non. Cioè, il concetto è, se non inizi mai, rimarrai sempre a zero esperienza di P. Quindi devi iniziare in qualche modo. Dovresti iniziare in qualche modo. Ma io pensavo tu giocassi su Elite, lo sai? Ero quasi convinto che tu giocassi su Elite. Vedi? Mi sono sbagliato, figlia. Un po' lunga, raga. Vabbè, mi verrebbe da andare a vedere cosa sta facendo, però non voglio rovinarmelo. E poi sto laggando da morire, sta cosa mi innervosisce proprio. Non riesco a fare la live, raga. Mi sta laggando, sto droppando FPS a bestia. Posso scendere a 2000, ma se scendo sotto sotto ancora è un casino. Posso provare a scendere a 2000, vediamo. La play non è accesa. Se lavoro non troverei il tempo. Allora, questo ti capisco. Io anch'io lavoro e per rollare devo sempre prendermi del tempo. Lavoro alle 18, sono stanco, torno stanco morto. Questo ti capisco perfettamente. Poi andrò a sbirciare dopo cosa. Quando a letto sta scena. No, ma c'è scritto Ferrari sui freni, raga. Brembo Brembo. Che figata. Come è fatta bene st'auto. Someone like you. Io volevo un po' di musica, ma se la metto so che mi droppa tutto. Quindi. Io non vado più da lei. Perché non vai più da lei? Come mai non vai più da Cleopatra? Ci sei ancora? Sì, sto leggendo con calma. Troppo lungo, direi. Gli scherzi possono dare solo Sto uno leggendo e ogni. capendo. Sto leggendo anche nomi che non so chi siano queste persone. Poi ti citerò i nomi e mi direi chi Sì, sì, sono. sì. Arrivo. Gli Sto scherzi possono dare leggendo. solo uno a ogni famiglia oppure glieli puoi vendere quanti ne vogliono. Uno a famiglia, Guido. Perché è stato deciso così per evitare che ci sia troppe armi a giro. Comunque, visto che la sta leggendo lei, la leggo anche a voi. Ciao tesoro, come stai? Hai sempre odiato che ti chiamassi in questo modo e ogni volta che lo facevo mi rispondevi non ti allargare. La prima volta che ti ho visto eri a fare la volontaria in ospedale, meravigliosa con quella tutina verde e quel cappello che ogni volta ti facevi levare con una spintina. Mi ricordo ancora che ero davanti alla porta quando ti ho visto e subito mi hanno iniziato a brillare gli occhi. Pensavo, quel medico è proprio interessante, dovrei proprio provare a buttarmici. Presi coraggio in quella situazione, cosa che non mi capita facilmente, arrivandoti vicino e donandoti delle rose. Subito dopo ti ho chiesto a che ora finivi per poterti portare a fare un giro. Quante persone devono averti avvicinato in questo modo, effettivamente? Sono stato banale. Diciamo che sei scappata e non c'è stato modo di ritrovarti fin quando non fossi tu a cercarmi su Twitter. Quanto mi sono esposto con indare il mio numero su quel social, solo io lo so. Diciamo che con il senno di poi è stato l'errore più bello che io abbia fatto. Non è stato facile riuscire a convincerti per un'uscita. Sei stata molto ostica e anche un po' fatto calare dal cielo la cosa. Ma forse è stato proprio questo a farmi credere ancora di più che la scelta che avevo fatto era quella giusta. Ti ho preso all'ospedale e ti ho portato all'aeroporto per il nostro primo incontro. Ti ho fatto salire sull'elicottero e ti ho portato a giro con me per i posti che più amo. Il tetto del Maze Bank Building, dove puoi toccare il cielo con un dito. E l'isola nord, dove puoi rimanere nei tuoi pensieri, senza preoccupazioni.
In quella serata mi hai veramente fatto staccare il cervello da chi sono, cosa faccio e perché lo faccio. Mi hai permesso di vivere la mia vita come se fossi una persona normale, una persona con un cuore. Sapevo già chi eri e qual era la tua vita. Sì, lo sapevo già, non mi interessava. Sapevo anche che nella tua testa sicuramente frullava la possibilità che io stessi usando te come chiodo schiacciachiodo per dimenticarmi di Loren. E questo mi dispiaceva, ma sapevo che poteva essere visto in questo modo. E da lì allora ho voluto dimostrartelo con i fatti, che sbagliavi a Ok, pensarlo. ho appena finito di leggere la Ok, lettera. dammi un secondo e arrivo subito. Un secondino. Sì, vai, vai. A fine serata ti ho regalato un appartamento e lì tu hai detto qualcosa che mi ha fatto molto riflettere. Non si fa mai niente per niente. Dentro una parte di me si è incupita e un po' ha sofferto a pensare che probabilmente tu non avevi mai ricevuto amore incondizionato. Amore ragionevole, ma che non chiede niente in cambio, solo di essere espresso. Quella notte, mentre ero a casa mia nel letto, ho pensato e ripensato più volte a cosa mi era appena accaduto. Mi sono sentito un uomo libero. Non avevo questa sensazione dentro di me da molto tempo. Mai avrei pensato di potermi sentire così, visto la vita che faccio, che facciamo, direi. Il tempo passava e abbiamo continuato a sentirci, abbiamo continuato a vederci. Qualche uscita era anche un po' più angelica delle altre, ma ci stava per rilassarsi un po'. Purtroppo è arrivato quel giorno, il maledetto giorno, direi, in cui tutte le mie paure e i miei incubi si sono materializzati davanti ai miei occhi. Io ero stato previdente, avevo capito che poteva succedere qualcosa, visti gli accadimenti dei giorni precedenti, ma il mio cuore non voleva credere che saresti stata tu a mettermi in pericolo, anche se fin dall'inizio avrei dovuto immaginarlo. Quella notte dentro di me c'era solo tanta tanta rabbia, dolore, delusione, mi avevi spezzato il cuore. Al telefono ti ho minacciato con molta cattiveria e non sai quanto mi sono pentito di ciò che ti ho detto. In fondo tu seguivi solamente il bene della tua famiglia. Quando al telefono Lucas mi ha detto che non ti voleva più in famiglia, che cercava di allontanarti, subito avevo capito che avrei dovuto trovare il modo di farti sentire importante ai suoi occhi e per questo il giorno dopo, quando ero nelle mani di Viola, mi sono aperto con te e con te soltanto. Anche in quella serata è arrivata la seconda batosta, purtroppo, una ferita che sanguina dentro di me e che mi rende cieco. Non è stato tanto il dirmi che avevi un'altra persona nel cuore, ci poteva stare, ma bensì il dirmi che mi vedevi come un amico, mi ha atterrato proprio. Sei una ragazza bellissima, solare, divertente, e allo stesso tempo dimostri sensualità e passione. È impossibile non perdere la testa per una donna come te, infatti capisco tutti gli uomini che ti ronzano intorno, li considererei pazzi altrimenti. Alla fine di tutto dirai, ma questa lettera perché? Molto semplice la risposta, volevo dirti quel sentimento che ti ho detto di provare per te l'ho capito in questi giorni. L'ho capito quanto rischiavo di morire e l'unica cosa che avevo in testa era proteggere te. L'ho capito quando dal ricercato sono venuto comunque a cercarti solo perché mi avevi mandato un messaggio e potevi essere in pericolo. Non riesco a dirlo in questa lettera, anche se vorrei, un po' perché comunque il tuo cuore, essendo impegnato, non avrebbe spazio per raccogliere ciò che vorrei dare, e un po' perché forse la speranza di potertelo dire guardandoti negli occhi, vicino al mare blu, con il sole che ci riscalda, ancora non mi ha abbandonato del tutto. Siamo due persone in un mondo di merda, sopravviviamo per poter portare avanti i nostri intrecci, ma da un momento all'altro tutto potrebbe finire. Se hai paura per te che finisca per mano mia, levatelo dalla testa, come ti ho già detto più di una volta, sono pronto a morire io pur di salvare te. PS, non prendere questa frase come un senso di colpa, ma prendilo come la dimostrazione di quanto ciò che provo per te sia grande e incondizionato, che nonostante io abbia tutti i motivi del mondo per starti lontano, non mi riesce proprio. T. Tesoro. Demon. Ci sono. Ok. Allora, Ma che complimenti per cazzo? la lettera. Penso che l'hai scritta tu questa lettera, no? Sì. E perché ti hai scritto finale Demon? Perché è il mio nome. Non so, perché tutti ti chiamano bella donna, ormai la cosa è Nathan, bella donna. mi sono presentato come demon a te quando ci siamo Sì, visti. non mi ricordo. Talmente tanti nomi che quando sono in città non ci credo più in cavolo. Madonna, che è Comunque, GG. chiudiamo il Grazie, discorso, ragazzi. degli altri non me È ne la frega lettera. niente al momento. Allora, io ho letto Lucas, chiesto Lucas. Lucas è una persona molto vicina, che era molto vicina a Milena. E com'è che non ha fatto niente per risolvere il problema di Milena? Ci ha provato. Ah. Ci ho Ma poi provato tipo. io, ci ha provato lui e ci hanno provato i Viola. Eravamo tutti insieme. Però sti viola a me mi rompono sempre il cazzo. Tipo ieri c'è stato un vero quasi battibecco al Lo so, ti ho Bahamas. fermato, li ho fermati io. Me lo ricordo. Non capisco perché ce l'hanno con me senza che gli faccio niente, solo perché gli do un 2 di pick, però. Ci sta. Eh sì, ma ho capito, ma è sposato, cosa vuole?
Ma ci sta uguale. Non ci sta proprio. Comunque. Poi ho visto, ho letto delle frasi che tipo, che come se tu e lei eravate nello stesso mondo. In che senso? Che mondo è? Hai presente quando mi hai detto sembra che ti conoscano dentro la banca? Diciamo Sì. che potrei avere conoscenze non molto consone. Allora, è il fatto che comunque di come si comportavano Sì, sono loro una e stronzanata, come ti hanno quindi sono lasciato libero, obbedito. tranquillo, un po' mi... Cioè, ho sospettato qualcosa, cioè, nel senso, come se tu li conoscessi, anche perché il tizio era troppo sciallo, amichevole con te nel rispondere. Solitamente chi viene rapito, cioè nel senso viene come tenuto come ostaggio, come noi, non viene trattato in Ma quella come? maniera, Chi cioè te sono ti i trattava come Texman? re, tra I virgolette, co come Texman? se lo conoscessi, è come un amico, ecco. Questo che a me mi ha puzzato la Come un cosa. amico, no. Come una persona influente a cui non è bene non pestare i piedi, sì. Mettiamola così. Ciao Nepal, viva Viola, che scemo. Diciamo che sono abbastanza influente in città. Cos'è cioè, che ha fatto Milena per avere l'ergastolo? Cosa ha fatto? Cosa Si è c'entra accollata lei? colpe non sue. Si incolla da colpe non sue. Ma queste colpe scommetto che sono di uno di quei nomi citati nella lettera? Diciamo della sua famiglia. E chi è questa sua famiglia? Lo sai che essendo che è sua famiglia, se lei è sua famiglia, essendo mia sorella, anche se sorellastra, però per me è come una sorella per il Diciamo blood di sangue. non una famiglia vera e propria. Sì, vabbè, questo l'avevo capito. Tagliavo le Diciamo che palle noi per abbiamo avuto paura. una vita un po' particolare, da famiglia Non lo sapete, a famiglia, Albi, un po' fidati, lasciamo stare strana. sui ex, ma era di altra città, tranquillo, meno male. Sera, Landre, buonasera. Diciamo che lei faceva parte di un gruppo di persone. Un gruppo di E solamente queste persone persone. non Oggi devi buone, fare cioè nel l'ispettore e senso parlare con Lucas. No, no, non non lo farò, sia tranquille Lipit. Gli per è già stato finire in detto che questa non può situazione. liberarla, Milena. Diciamo non molto tranquille, sì. Diamo questo appellativo. Ho capito. Peccato, lo so. Peccato anche per me. Guardate, sono Non povero so che operatore. dire. Quindi te non sai niente di quella rosa lì dietro. No, no, io non sapevo niente, non sapevo neanche di questa cosa fra voi due. Il Samu, tu Te mi l'ho fai detto, io paura. e lei non ci sentivamo da tempo. Quando ormai diciamo, essendo che avevamo perso i contatti e tutto, non ci siamo sentiti più. Quando poi la ragazza, quando l'ho conosciuta, ha detto questo nome, un po'. Mi ha ricordato il passato della nostra infanzia, del tempo passato e tutto quello che abbiamo passato. Però ti giuro, tutto potevo pensare che fosse lei. Quindi andavo scialla, tra virgolette, cioè appena sentivo il nome mi venivano in mente cose mie. Quando Rientro ieri, più tardi, va bene Andre, tranquillo. Io al tuo posto ottobre, ha comincerei pure a detto il guardare i cognome, cassetti e cioè le l'ha detto tu spazzature. e facevo perché non sapevo che dire, cioè, stavo per scoppiare, non volevo scoppiare. Ok, quando poi cioè, la ragazza ottobre ha detto Milena il cognome, stavo per scoppiare a piangere, volevo non so che cosa, stavo sclerando. Il mio cervello stava andando in tilt, Grazie infatti ho mille detto del vado un follow, po' fuori a Giovai prendere un po' Giovi. d'aria. Ho preso un po' d'aria. Però non volevo dire niente. Però poi con ottobre ne voglio parlare con calma. Ok. Anche perché sento che non è che la conosco da molto, Andrea però non Caputo. so, cioè, mi sento tipo un certo feeling tipo di essere tranquilla e parlarne. Però non Grazie so, mille per il follow, sono Andrea Caputo. indecisa se parlarne o meno. Boh, non lo so. Ma adesso con te un po' mi sto sfogando.
Diciamo che questa cosa a me mi fa strano aver trovato quella rosa. Ho pensato a te perché è proprio capitato il giorno dopo in cui te mi hai detto che era sua sorella. Già che era tua sorella. Eh sì. Ma io non ho capito. Allora, ora di questa rosa che tu hai trovato, ora l'hai tolta, no? L'ho presa io, sì. Ok. Ma dovrebbe essere che potesse arrivare un'altra sì, lettera da me, un'altra rosa? Perché Milena non non ho può capito. essere. Ok, se non è Milena e tu dici che solo tu e Milena sapevate di questa rosa? Chi cazzo può essere? Pensavo te. Ma pensi me, tu me l'hai detto a me di questo fatto perché essendo che mia sorella tu pensavi che io sapevo qualcosa, ma ti ho appena detto che io e lei non avevamo contatti da parecchio tempo. Aspetta che mangio qualcosina. Manzo. E io ti dico che è chiaro che cercherò di capire chi è. Adesso anch'io vorrei sapere, sinceramente. Diciamo che forse, visto che è capitato proprio il giorno dopo in cui te hai detto che era tua sorella ed eravamo io, te e October, forse mi sa che dovrò parlare anche con October. Tu dici? Non lo so. Io ti ho appena detto che non ho contatti con lei da un parecchio tempo. Quindi, e non sapevo neanche di sta storia della rosa, quindi. Infatti, all'inizio non stavo capendo, adesso ho capito tutto, però lo sai, io sono schietta e sincera. Se c'era qualcosa, se sapevo qualcosa, te lo dicevo. Ok. Quindi, se tu vuoi parlare con October, vedi, non lo so. Probabilmente sì. Se hai bisogno di qualcosa, io ci sono. Anche perché se sai comunque qualcosa per quanto riguarda Milena o comunque di quello che hanno fatto a chi è stato o qualunque quello che hanno fatto a Milena, voglio sapere tutto. Ovviamente resta fra me e te e non. Quello che è stato a Milena è stato la polizia. Perché Bastardi. Vabbè, io l'ergastolo so già gliel'hanno che sono dato le loro. merde. E il motivo per cui lei era lì è perché qualcuno non ha saputo fare il proprio lavoro. Ma dei poliziotti o uno di voi, nel senso della Uno della sua di quelli con famiglia. cui. Io non faccio parte della sua famiglia. Ho capito. Li Quindi tu non fai. conosco, ma non faccio parte della sua famiglia. Ho capito. Ma non vuoi sapere al momento chi è, chi non sono le persone, diciamo, la sua famiglia, ma io ci ho avuto a che fare, magari non conoscendo chi erano, magari. Non so. Diciamo qualcuno della sua famiglia. Tu che li conosci, ovviamente. Un nome è lì dentro. Un nome? È dentro la lettera. Potresti E io lo conosco. averlo visto. Ho capito. Può essere. Di talmente persone che ho conosciuto, sinceramente. Potresti averlo visto. Non lo so, non ne sono certo, ma potresti. Diciamo che sono tanti quelli della sua famiglia. Wow, non dirmi che sono i Viola. No. No. Non sono molto amici del locale dove sei te adesso. Ma guarda che l'ho visto, direi, che vengono rotte le palle. Diciamo che però con Ma i poi che Viola cazzo c'è vuol un buon dire che ti rapporto. faccio vedere gli ortaggi? Gli ortaggi sono gli ostaggi, signorina.
Gli ortaggi sono gli ostaggi? Quando si dice serve un ortaggio, si intende un ostaggio. Per una rapina, di solito. Ah, cioè loro volevano prendere me per... Vabbè, avevo capito. Vabbè, Non ho parole. le hanno anche detto, abbiamo bisogno del suo tempo, almeno un'oretta. Ma io ortaggio pensavo qualcos'altro di strano. Cazzo ne so io cosa vogliono No, dire. volevano prenderla in ostaggio, signorina. Ah, vabbè, tanto fino a mo' le stanno su tutte e di più. Volevano portarla a fare una rapina. Wow. E probabilmente l'avrebbero scambiata in cambio di denaro, la polizia. Certo. Credo, non lo so. Ho capito. A me manca tanto sua sorella. Immagino. Ma da quant'è che vi sentivate, uscivate? Una decina di giorni. Ho capito. Tecnicamente. Diciamo che io l'ho vista molto prima e che mi ero Vabbè, interessato diciamo di lei che molto prima. sì, l'avevo letto dalla lettera che dal primo momento che l'hai vista i tuoi occhi hanno uscivano cuoricini. Sì, più o meno. Più o meno Insomma, è sì. stato un amore a prima vista, dai. Sì, poi conoscendola è aumentato, diciamo, mettiamola così. Ah, vabbè, normale. Le sorelle è così. Era anche una grande stronza, questo lo devo ammettere. Infatti, siamo uguali su questo, siamo abbastanza stronze. Però almeno Però era se diretta. diamo, se diamo cuore e anima è al 100%. Lo so. Diciamo che uno degli ultimi messaggi che mi ha mandato c'era Sì. scritto che io avevo trovato la mia, perché io gli avevo detto che io mi sentivo libero insieme a lei. E lei mi rispose: "Ti hai trovato la tua libertà, io ancora no." C'è stato un momento in cui io ho pensato di lasciarmi andare, ma il mio cuore e la mia anima me l'hanno impedito. Perché l'hai fatto? Questo è quello che mi ha detto lei, non lo so. Diciamo che lei era più dedita alla famiglia che ad altro. Ho capito. Però la famiglia non ricambiava al 100%. Quindi diciamo sta un po' tradita dalla famiglia. No, tradita no, però diciamo che era messa in secondo piano, mettiamola così. Esatto. Non l'hanno protetta al 100% come dovevano. È colpa della disorganizzazione. E giustamente l'ha presa in culo mia sorella. Sì, Era giusto. Wow. direi di sì. Wow. Purtroppo sì. Ci sono tante altre persone della sua famiglia che avrei preferito al suo posto in galera. Non Posso sapere chi? Se vuoi dirlo, ovviamente. Non ti obbligo a dirmi ciò. Se te la senti, dimmelo, non è un problema. diciamo che potrebbero ucc hanno ucciso per molto meno. Quindi sinceramente devo ancora capire qual è il grado di fiducia che devo darti. Tranquilli, non ti preoccupare, non ti sto obbligando. Quando ti senti di dirmi qualcosa, sono qua. A me qualunque cosa mi dicono resta nello stomaco. Però a questo punto avrei bisogno che... ottobre magari parlasse. Cosa di cosa parlasse? Non vedi che lei è un po'...
Pazzerella, Sì, amante di ha voglia di cioccolata. cioccolata. Ovvio. Grazie mille, Qualunque cosa sia Christian, per il cioccolata. follow. Cioccolata. 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 Gli daremo sta cioccolata. Di sicuro Diciamo che vada. che anche tu fai live, ma salve, sì, anch'io, caro. Diciamo che questa cosa che sia venuta fuori oggi, questa cosa della rosa, mi fa strano. Io te l'ho detto, io non sapevo neanche dell'esistenza di questo vostro posto di rosa e non rosa. Quindi io personalmente ti dico che non sono stata. Poi ovviamente sta a te credere o non credere. Ti racconto questa, la prima volta che lei mi ha messo una rosa. Poi rimase a piedi con la moto a 3 passi dal locale. Che sfiga. Mi scrisse un messaggio e mi disse: "Guarda, c'è qualcosa per te dietro il locale." Io andai al locale e presi la rosa e poi andai da lei. E lei mi disse: "Però uffa, io non volevo essere qui quando la trovavi." Quando voleva era carina. È il karma. Diciamo Il che karma. il karma, sì, ci sta. Eh sì. Diciamo che però quando voleva era carina. Sì, diciamo che lei come me, cioè quel lato dolce, siamo tipo 30% di dolcezza e 70% di stronzaggine. Grazie mille del follow SDW Karima. Ciao caro, benvenuto. Eh sì, diciamo che con me è stata a volte stronza, a volte l'ho disarmata così tanto che non poteva esserlo. Ah, adesso ti puntava? Per essere stronza? Lei ci provava, però anche quando avrebbe potuto, non ci è riuscita. Lei mi ha fatto una cosa molto brutta. C'è Az, cioè? scritto nella lettera. Una volta eravamo usciti e lei, quando gli ho detto che io ero molto arrabbiata con lei, che l'ho minacciata. Una volta io e lei siamo usciti e c'era qualcosa che non mi tornava. Siamo usciti e dopo essere usciti, mentre eravamo in questo posto, eravamo all'osservatorio, sono arrivati delle persone armate fino ai denti che volevano E rapirmi. Che solo voi due? eravamo lì? Sì. Che volevano rapirmi. Meno male che non ero da solo io a quell'incontro, ma c'era la mia Ok, e tu sicurezza sei personale. sicuro che è stata lei o gli hanno messo magari qualche GPS, qualcosa senza No, che te lo no, sapeva? ero sicuro che era lei. Tant'è che lei me l'ha detto al telefono. Ah, ok. Perché io le persone che erano venute a prendermi le avevo prese tutte. Io la chiamai al telefono e gli dissi: "Io ho tutte le persone che hanno fatto l'assalto, le ho tutte con me. Se io scopro che sei te, io ti vengo a prendere." E lei mi disse: "Sì, sono stata io, vienimi a prendere adesso." Nonostante questo, io ci passai sopra. E il giorno dopo, quando mi rapirono i Viola, perché volevano informazioni da me, io feci di tutto per far risultare lei, agli occhi della sua famiglia, molto importante. Ma
Viola e la sua famiglia hanno dei rapporti di amicizia. Io no, invece non c'ho tanto rapporto con i Viola. Da quando sono entrato in città hanno rotto il cazzo, mi hanno rotto. Non so, me l'hai raccontato. Per questo ti ho detto fai attenzione alla zona di Groove Street. Lo so, ma anche loro stanno vedendo la mia zona, tra virgolette, dove lavoro. In realtà la famiglia di Milena ha un problema con il tuo locale. Ah, mamma mia, belle cose che so. Andiamo bene. Un problema grosso. Del tipo? Diciamo che alcune persone che vengono al tuo locale e sono clienti abituali perché conoscono i proprietari, hanno pestato i piedi alle persone sbagliate. E che c'entra se vengono, sono persone abituali, prendere solo col locale? Non ha senso. Cioè, se per esempio io ce l'ho con qualcuno che viene nel tuo locale, che c'entra che io me la prendo con te? Me la prendo con quelli là. Diciamo che ci sono stati tanti rapimenti in questo ultimo periodo, soprattutto di donne. E diciamo che tutti questi rapimenti riconducevano al locale. E stranamente tutte le persone, le donne rapite, facevano parte della sua famiglia. Della famiglia del Bahamas, dici? No, oh, della famiglia di Milena. Okay. Mi dissocio, dissociati Samu, dissociati alla grande. Sta di cazzo, quando avete rapito Loren vi giuro vi avrei ucciso. Mamma mia, quanto cose non so sapere. Non so, sto confuso. Diciamo che sei arrivata da troppo poco per capire le dinamiche di questa città. Eh sì, sono arrivata appena 2 giorni fa e è successo l'eclisse. Diciamo che ci sono tante cose che ancora devi sapere e scoprire. Immagino. Saranno sempre più scioccanti le cose che scopro. Già è alquanto scioccante. Direi che sicuramente a lungo andare sarà ancora peggio. Sì, penso di sì. Più o meno. Penso proprio di sì. Capisco. Ma la smetterà di piovere o no? Credo di no. Che tristezza umana. Aspetta un attimo, mi chiamano. Vai. Pronto? Oi, mi hai chiamato? Sì, per sbaglio, ma sei a fare una gioia? Sì, sì. Come stai? Bene. Sei solo? No. No, con Nicolas e Billy. Ok, mi raccomando. Sì, sì. Vabbè, ciao. Ciao. Mi dice, non dice tutto, as October la mano, la meno. Boh. L'unica cosa che ti posso dire, Cleo, è stai attenta. E soprattutto stai attenta delle persone di cui ti fidi. Ora sì, sarà più difficile. Non sto confusa. Diciamo che le dinamiche sono che attualmente c'è 2 gruppi contro uno. Due gruppi contro uno. E scommetto che la famiglia di Milena con i Viola contro quale famiglia? Giusto? Cioè, al quanto ho capito di tutto ecco, contro quale famiglia? Scommetto tecnicamente che la famiglia, sì. Wow, ma io devo dire che c'ho un culo. La prendo a ridere per non piangere, nel senso. Io ti avevo proposto un lavoro in un locale risaputo, molto tranquillo. Sei te che hai scelto di là. Lo so.
quindi per questo ti dico, fai attenzione. Cerca di non essere mai da sola. Ah, allora, ieri c'era un certo Tommy, non so chi era, Ah, Tommy. dell'import, mi pare. Tommy. Ero con lui a fare un giro, mi ha chiesto, vieni a farti un giro, no, ma solo per chiacchierare, va bene. Insomma, ci ha fatto tipo una lunga storia, siamo arrivati fino a più o meno quasi qua, dal Bahamas a qua a piedi, questo volante è lunga la strada, a Direi che è piedi. abbastanza lunga. Sì, si è messo a parlare, secondo lui sono una persona interessante. Ah, ok. Ci stava provando con te, palesemente. Esatto, Sì, lo so, lo infatti stavo prendendo mi ha per il culo per fatto. messaggio io. A chi? A Tommy. Che Perché? lo conosco bene. Sì, allora mi ha fatto fare il porto d'armi. Ah, te l'ha pagato lui? Che Sì, e ha fissato signore. Jason, perché mi ha fatto pagare la fattura, l'ha picchiato. Ok. E poi mi ha dato i soldi per prendermi la macchina. Sono Ok. Poteva essere un rimasto. pochino più bravo però per comprarti una blista. No, ma non mi ha comprato la bista, mi ha dato 50. Io mi sono presa quella perché era l'unica che costava un po' meno. Ok. Era giusto per non stare a fare un po' più bello. Mi emoziona. Cosa? Non più è più. Meno male. Eh sì. Sto sbagliando Ora. strada. Che stai sbagliando strada? Dove stai andando? A fare una cosa. Visto Ma c'è che anche una bella sei la storia. sorella di Milena. Mi sembra giusto non farti andare a giro con una blista. Ti Oddio. Oddio. vai pure a scegliere una macchina qualsiasi. Che non sia una super, però, grazie. No, ma neanche io. Allora, questo guardo. Massimo 1 milione. Salve. Salve. Dovrei Va bene. regalare. Sì, dovrei regalare un'auto alla signorina laggiù. Ok. Secondo me ci possiamo mettere a sedere. Ah. È una donna. Secondo me non ti dice un cazzo, anche perché secondo me non ha capito un cazzo. Te lo dico. Secondo me non ha capito proprio niente, pupetta. Lei non ha capito niente di tutto quello che gli ho detto. Perché effettivamente sono tantissime informazioni tutte insieme a bomba, bestia. Lei non ha capito un cazzo. Anzi, ti dirò di più. Secondo me quello che ti riporterà e ti dirà sarà completamente sbagliato. O comunque con qualche. Con molte, 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 molte problematiche. Vediamo. Senta, intanto le chiedo, ma è stata aggiunta qualche auto? A parte Africa Twin e Panamera, no. Io, tra l'altro, mi scusi, lei li riesce a fare i rimborsi? No. Ma lei sa qual è la procedura dei rimborsi? No, sono il vice direttore, non. Il direttore in città? No. Questi giorni è un po' assente, direttore. Per vari motivi. Perché sai, io ho comprato una Panamera l'altro giorno, poi il garage se l'è inghiottita e non me la ridà più. Ho aperto un bigliettino agli angeli, un angelo che apre i bigliettini all'angelo è veramente Ma divertente. infatti. Eh sì, ho aperto un bigliettino agli angeli e gli angeli mi hanno autorizzato al rimborso. Però visto che non volevo farmi un autorimborso perché diciamo che tecnicamente i soldi che io ho pagato per quell'auto non dovrebbero risultare nelle vendite della settimana e non dovrebbero risultare nel full kit dell'altro posto. Però in realtà, parliamoci chiaro, visto che io voglio ricomprare la Panamera, io ora vado fuori e Sì. vado a vedere se ce l'ho ancora per sbaglio nel garage. Sì. Sì.
Se ce l'ho ancora nel garage, non faccio niente. Se non ce l'ho più nel garage, io le do i soldi per comprarmi la Panamera. Ok? E poi mi vende lei la Panamera. Va bene. Ok? Sì. Marpione cosa? Io con lei non ci provo mai. È sorella di Milena, ma scherzi. Non esiste proprio. Ce l'ho ancora. Car not found. Madonna. Vabbè, ce l'ho uguale, ma non me la ricompro. Sorella di Milena. Oh. Non esiste. Allora, quanto costa la Panamera a prezzo di acquisto? Senza IVA, intende? Senza IVA. 1.200.000. Figa, le devo dare 1.200.000. Ma lei può depositarli nei conti in banca della sua azienda? No, però posso fare la fattura. Vedo la stessa cosa. Allora, aspetta. Vediamo quanto c'è Dimmi in te quando banca. te la faccio. Aspetta, 29 milioni e 310 mila più 1 milione, mi ha detto? 200.000. Quindi 30 milioni e 5 e 10. Faccio la fattura. Sono Celio. C'ho 30 milioni io, Denis Su. Ma non sono miei, sono della fazione. Ce l'ho in tasca io, ma sono della fazione. Sono 30 milioni, ma sono tutti della fazione. Figa, mi ha fatto la fattura. Guarda, è stato rapido a farmi pagare. Pagato. Ok, un attimo, te la prendo. Grazie. Una Panamera. Colore? È uguale, tanto la vado a forchittare Con o senza speller? con lo spoiler. Ok, lei dovrebbe essere dama un salvo se non erro. Esatto, come fa a Al saperlo? posto. È venuta a costare l'auto. Figa. Allora, lei dovrebbe dal database che voi avete del concessionario. Modifico la targa a sto punto. Esatto, solo la targa. Ok, ecco le chiavi. A Grazie, vado a depositarla. posto. Mi apre, figa. Sì. Minchia. Confondagli. Someone like you. Perché è chiuso? Ragazzi, il concessionario secondo me dovrebbe stare là, non laggiù. Beh, non mi piace, stiano qua giù in fondo, brutto, brutto. Ma la signorina, secondo lei, si è persa? Non ne idea, può darsi, perché c'è un buco nero lì sotto, succhia tutto. Vado a controllare. Ti sei persa? Ti sei persa? Figa, Non so chi sto di macchia prendere. si è persa. Che No, questa macchina non è prendere? Non lo so. no, non lo so. Non lo so. Quale Alcune macchina sono ti piace? troppo costose, alcune fanno cagare. Quale macchina ti piace? Non mi ricordo il nome, aspetta.
Dimmi, vai, così almeno me la guardo anch'io. Non lo so, ne volevo una bella, però di Bella di che belle. tipo? Comunque che siano stabili. Io sempre, in qualunque città, ho sempre avuto la Nissan GT-R, però basta, Nissan, mi sono rotto un po' il cazzo della Nissan. Ok. Quindi ti sei rotto le balle della Nissan. Sì, però vorrei una macchina tipo come la Nissan, cioè bella esteticamente, però non vorrei le macchine che sono in città. Ok. Ma Skyline Dove si trova? sportive. La Supra, però la Supra è bruttina, a me non mi piace. No, che brutta sta macchina. Mi piace la Skyline. Non capisco i tuoi gusti. Andiamo sulle Supra, dai, tanto ho già capito e si va di là. Lo sapevo già. Porsche No, no, voglio una macchina normale, tranquillo. 911. Cosa? Porsche 911. La mia macchina preferita. Che carina. Ogni quanto cazzo costa di mortacci, non è più bella. Lascia stare. Va bene, dai, esci. Andiamo giù. No, giù dove è vietata, non c'è la mia macchina, che sta vacca, perché davvero una macchina che si chiama vacca? Lol. Ma davvero una macchina che si chiama vacca? Ma che Sì. cazzo? Ma mi dissocio. Non so che macchina sia, ma sì. Stile Batman. Batman, sempre su Super. Figa, ma c'è la California, non l'ho ancora comprata io la California. Ah sì, la California ce l'ho. No, questa è la California, non è la berlinetta. Non ce l'ho la California. C'ho la Ferrari, c'ho Sì, la ma la Porsche, per F2. esempio, non è stabile, fa cagare il cazzo come Lo dici macchina. È te che bella. non è stabile. Porsche 911 è instabile, l'ho provato in altre città. Ma È qui uguale. sono state modificate, signorina. Se vuoi ti porto fuori e ti faccio provare la Porsche. Ok, allora proviamo la Porsche. Intanto guardo una macchina che la mia testa mi suggerisce, che non trovo. 4 milioni? Quella che hai detto tu, dov'è la California, scusa? Quella mi sa che Ah, te la puoi Ferrari. Ma ma mi sa che te la puoi dimenticare quella. no, voglio vederla. Costa poco, mi hanno detto. Minchia, quanto costa? Però non è che... No, ma poi non vuole essere tipo... Poi dico, ah, minchia che sei riccona, ma pure se c'è i soldi non me la prendo. Non Se riesco no ad vai, se no essere... scusami, vai sui sub. Sui sub. Ti presenti con il Maserati Novitec. Maserati, sempre qui si trova? Nei SUV. Molte donne hanno quest'auto qui. Io non voglio essere le molte donne. E io ti ho detto molte donne. Poi c'è l'SQ7, se a me fa cagare. Poi Non c'è mi c'è piace. la Stelvio, che è bella. No, Stelvio, sempre qui su Super. Ok, su SUV. SUV, SUV. C'è la Stelvio, che è No, ma bella. queste macchine così grosse non mi piacciono. Io, facciamo, fammi provare sta Porsche. Se è stabile, prendo quella, dai. Così non siamo pazzi. Andiamo. Perché Grazie. c'ho un'auto? Figa, mi ha montato un'auto. Sì, vattela a pesca dove ce l'ho quest'auto, però. Talmente Vattene a l'auto sta pesca dove ce nucera. l'ho quest'auto, non me lo ricordo. Ah, arriviamo subito. E invece. Prego. Mamma mia, che colole. Madonna.
faccio un giro. Non so se te la porto sana. Va bene. Va bene pure. Vabbè, ho capito, se esageri in questo modo è normale che non gira, tesoro. Ah, tesoro! Gli sto facendo provare il mio Porsche, secondo lei ho fatto bene? Non so quanto sia stata intelligente la cosa. Lei dice che me la distrugge l'auto? Non ho idea. Devo avere paura? Spero che quando torni si possa definire auto ancora. È tornata, è tornata. Non lo puoi fare te. Cosa? Depositarla. È lo mia so che non figa. Lo posso fare, io risuonavo e basta. Quindi che ne pensi? Abbastanza stabile, a parte un palo che ho preso perché mi stava sul cazzo, però è stabile. Ho fatto anche tipo il devarei per vedere se... La mia è full kittata, quella è full kittata. Ah, ecco, la mia allora farà cagare, cioè senza va cazzo e mazza. La tua fa 2,60. E la tua invece fa? 300 e qualcosa. E quanto costa full kittata? Cioè il full kit di quella macchina? Ti porterò, ti porto anche a fare il full kit. Minchia! Trattato bene, mi sento emozionato. Ringrazio la sorella che avevi, che hai. Non ringrazierò lei. Porsche. L'amore mio è. Non mi ricordare. Mi ricordare. Figa, subito la fatturina mi fai? Di quant'è questa fatturina? Un milioncino? 9,60. Vabbè, ho risparmiato. Faccia un milioncino e 40.000 se le prende lei, eh? Ho già fatto 9,60. Però anche lei non è furbo, però. Figa. Non si preoccupa. Deve rilanciare. 9,60 un milione, arrotonda, figa. Ce l'hai i documenti, vero? Io quasi, certo, sempre. Ho anche la patente da mostrargli se vuole. No, guarda, a me io non sono uno sbirro. E meno male. A me ne stanno sul cazzo. Ok, vieni che ti faccio scegliere il colore. No, la deve scegliere la signorina. Signorina, scegli il colore. Sì. Ok. Nero! Troppo. Ok, vado a avere il nero. Tanto poi la vado a modificare. Sì, certo. Un'altra volta. Poco fa ho preso la macchina. Aspetta, è vero. Club Bade sono. Sì. Se li rivuoi velocemente, no, devo fare no, veloce, no, faccio più. E ho preso la blista. Aia! Lo so io, sti cazzotti stasera, va? Passare da una... Che ne dice lei? Passare da una blista a una 911? Se siamo... Risparmiamo quei soldini, risparmiamo. Ma voi ce l'avete con me? Ce l'avete con me? A posto. Ce l'avete con me in questa città? E i ragazzini mi picchiano. Le posso dire una... Ti posso dire una cosa? Sì. Tua sorella picchiava tutti. Ecco, io mi devo prendere le conseguenze di mia sorella. Non è solo sì, sì. Mia sorella, a parte te. Tua sorella picchiava tutti. Milena fa più sì, storia della cassolata che da libero. Nessuno sa che lei è mia sorella. E ti dirò. A meno che non siamo uguali. No, no, fare. Ti dirò. Non lo dire. Va bene. Che bello la mia macchinina! Yuhu! Ma le hai prese le chiavi? Cosa? Le chiavi le hai prese? È certo che me l'ha delle chiavi, cioè in mano, non li vedi. Andiamo. Guarda. Oddio, no, la macchina. Aprigli, va. Già aperto. Ah. Grazie mille, caro. Ti ho fatto fare affari oggi? Sì. La metto nel garage. Sì, andiamo. Vedi. No, devi dargli una spintina. Vai. Dagli una spintina. Mi telegrafia la macchina, manco uscita, mannaggia la miseria, mannaggia. Ok. Donna al volante, pericolo costante, sto arrivando, ragazzi, spostatevi. Oddio, me lo devi dire. Seguimi. Sì.
Ma credo che li stanno avendo tutti, eh. Hai visto qua? Sì. Signorina, lei è un danno. Andiamo. Vai. Mi ha distrutto l'auto. Me l'ha sfasciata tutta, guarda lì. Jack, sei in radio? Vedevo la macchina. Oh. No, non è neanche Jack. Buonasera. Buonasera. C'è un doppio full kit da fare qui, figa. Allora, fallo prima che lo faccio io, dai. Vediamo subito, mi faccio vedere. Prima anche una riparazioncina, perché la signorina mi ha tamponato. E ora sbatte anche sul muro. Mannaggia. Non però. Faccio vedere un attimo. Sempre ma non donna. Ho capito io. Se tu ti metti dietro, ti fermi di botta. Mi sono fermato perché c'era gli sbirri. Di traverso in mezzo di strada. Quando vedono la fagiana i sbirri non vedono niente. Infatti manco se sono fermati, manco t'hanno cagato. In questo momento io vedo un Ugo, non vedo una donna. Va bene, non è questo cazzo di Ugo, ma lei mi vede Ugo? Sì, purtroppo. Perché è questo virus di cazzo? Anche voi siete Ugo. Lo vuole sapere davvero? Sì, perché devo fare allora, no, il prezzo non me lo fa. Allora, le spiego qual è la situazione. Sono un angelo, ok? La situazione è stata questa. La mia macchina ha avuto un problema enorme, cioè mi ha dato un errore che si chiama car not found nel nel garage, ok? Ho aperto un bigliettino lassù e loro mi hanno detto che mi posso autorizzare il rimborso dell'auto. Visto che tanto l'auto la voglio e che io ve l'ho già pagato questo full kit, mi devi fare il full kit tecnicamente. Okay. Ok, allora però non posso farlo io perché devo aspettare Giacomo per questa cosa. Io posso solo riparargliela. Vedete bene? No. Perché poi deve aspettare Giacomo? Non capisco. Ok. Tu. Ma Giacomo dov'è? Maestro Lindo, come mi vedi? Al momento non c'è, dovrebbe arrivare verso le 11. Quindi tra 2 minuti? Verso, sì. Minuto più, minuto meno. Calcolando anche un po' la coda. Ancora, mi vedo Ugo con Bares. No, ora ti vedo Cleo. Oh, che bello. Che emozione. A me mi vedete sempre Ugo. Sì, senza barba. A te invece ti preferisco con i capelli verdi. Er capellone verde, minchia. Er tossico. No, il tossico è il cinese, lo lì. Ah, ok, perfetto. Vabbè, faccia il full kit alla signorina. Ok. Io me lo faccio da solo. Vabbè, non vuole farmelo lui. Lo faccio da solo. Ma per quanto riguarda il colore, non lo so, dipende dal colore, come funziona, il prezzo. No, per il full kit è tutto compreso. Dovrei sapere però quanto... Sì, anche le modifiche estetiche, sia meccanica che estetica. Costa 800.000 quell'auto. Pronto. Mi emozionai, mo svengo. Allora. Madonna. Oh my god. Oddio. Basta. Scusate, mi sono emozionata. Tranquillo. Quando sento le modifiche della macchina mi emoziono tantissimo. Io amo le modifiche della macchina. No. Allora, iniziamo da dove? Iniziamo. Dica. Partiamo dal colore. No, mi diamo solo un secondo che le modifico intanto la parte meccanica. Vada, allora quando è pronto me lo dice. Certo. Perfetto, direi. Vi spiego, ragazzi. Praticamente a me mi è scomparsa l'auto perché c'è stato dei problemi. Ho aperto un ticket per cui... ho il rimborso dell'auto, ovviamente, però visto che lui non me lo fa questa cosa e non ho capito il perché, poi lo capirò. Sì, tutto bene. Me la devo fare da solo. Senti qui. Di 480.000. Devi parlare con Mastolindo. Pago io, glielo faccio. Però, però se mi chiami Mastolindo te la può fare a te la fattura, te lo dico. No, ma io te lo dico in senso buono, Mastolindo, perché... antipatico. Allora, abbiamo rimappato la centralina, rifatto, aumentato i cavalli del motore, abbassato un po' le sospensioni e inserito i freni al carbonio.
Adesso, per quanto riguarda la parte estetica, da dove iniziamo? Vediamo il colore? Allora, intanto le luci allo xeno, così sappiamo che quelli ci sono già. Allora, andiamo su Fari. Non mi convince sta auto, raga. Sono non mi convince con i colori. Poi, la tinta dei finestrini come la vuole? Nera. Così nessuno mi vede. Sì, ma non ha problemi con la polizia, no? Voi che sapete, magari. Rotture di coglioni. Da quanto ne so io, fanno un po' di storia. Allora, so faccia, allora li faccia a fumè. Non è vero. Cosa non è vero? Non rompono le scatole. Allora lasci così, così nessuno mi vede. Ok. Tanto io le ho tutte nere. Tutte le mie auto sono nere, quindi. Ma con fortuna che io mi fermano e mi rompono le valle, sai? Non ormai, fino a un poco fa mi hanno buttato sotto, ma cosa sono accorti? Quindi. Poi mi dica cosa devo fare. Allora, il primario deve essere. Non so, perché io volevo farlo col fucsia o con l'azzurro, non so, sono indecisa. Facciamo così, base viola per l'acido. Però mi metto vicino al sole così la vedo dal sole, perché così si vede troppo scura. Allora, vogliamo fare un ametista, andare su un viola metallico. Allora, dietro, questo qui. No. Questo? No, quello dietro. È questo. Questo? Ok. Sì. Ok, allora, la sfumatura deve essere fucsia. La perlescenza, intende? Sì, 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 la perlescenza. Ok, fucsia. Così. Non lo so, io farei così. Che cosa? Però sono in viola. Signorina, si ricordi quello che le ho detto prima dei suoi amici più cari? Ah, giusto. Allora no, niente, scherzavo. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Cambiamo colore. Allora base. Si può cambiare, non grazie è... mille, Daniele. Non lo so. Sì, no, sì, no, non c'è problema. Mi dica che colore. Ah, no, no, perché ora mi sono ricordato che c'è qualcuno. Per favore, già lasciamo stare. Mi scusi. Allora, facciamo così. Base. Ma mi messo in confusione adesso. So che cazzo di. Azzurrino, insomma, ci starebbe bene. La facciamo azzurrino, dai. Se azzurra. Così? Questo è azzurro, oppure ci sono varie tonalità. Ce le avrei, no, no. Quello dietro, l'azzurro. Ma questo è quello lì. Acceso. Quello questo acceso, è azzurro. Sì. Questo? Blu celeste. Ok, bello. Allora metta il... Mamma mia. Però no, troppo azzurro, mamma. Voglio piangere. Se piange adesso o domani. Faccio, metta un fucsia come per le scienze, vediamo. Non ti piace l'azzurro? No. Fai il clone della mia auto poi. E appunto, non voglio farlo il clone della tua macchina. Solo la dovrei fare fucsia la macchina. Col fucsia dà problemi, tu dici? Non è che dà problemi, è che sì, sei molto simile e potresti avere problemi per quello. Ma allora sono viola, non fucsia. Ma... Per chi non conosce bene i colori... Vabbè, sai come la gente è daltonica. A volte, sì. Sto avendo un attimo di sclero, non so come farla. Ma ti stanno regalando... Cioè, ti sto regalando una macchina da quasi un milione e un full kit da altrettanti soldi. I bacini alla pelata. Allora, allora, fucsia non va bene. Quanto ci mette una donna? Solo deve farla opaca con qualcosa, boh, non lo so. Falla rosa shock. Scioccante? Rosa shock. Vediamo sta rosa shock. Tra un po' mi insulta lui. Sa cosa dice? Ma a me mi cazzo, me l'ha detto. Questo. Un rosa elettrico. Poi altri rosa, altri questo. Questo è bello. Di rosa ne abbiamo pochi. Ho notato. C'è cioè, questo. Abbiamo questo, questo e questo salmone. Questo è il più scuro, tra virgolette, il più acceso. Quello prima di questo? Questo è tipo stile rosa... Barbie, più o meno. È un rosa pugna, questo. Questo è rosa Barbie. Possiamo accenderlo un po' con una perlescenza bianca. Dov'è Ken? Il Ken è problematico perché non c'ha... Bene, così glielo... Così non è malaccia. Ma mi hanno detto che l'hai già trovato il Ken dopo due giorni.
rotto il cazzo, pure Tommy, la stessa cosa, il cinese di Tommy. Ma non è colpa mia, ma non è colpa mia se fai 757 selfie al giorno su Instagram. Ho capito, ma non è solo 250 miliardi di persone, c'è tutta la popolazione maschile che c'è in questa città, tutti su di me, non ho capito. Comunque, io non ci ho provato con te. Va bene, aggiudicato. Io non ci ho provato con te. L'adolescenza bianca, io le cambierei, sì, anche le pinze dei freni, perché rossi non si possono vedere. No, esattamente. Anche perché figurati se ci provo con te. Oi, stai calmo. Lo sai perché non potrei lo mai. Lo so, ma infatti sei stato il primo con cui ho avuto contatto la città e avevo subito un certo feeling, chissà come vai. Nel senso positivo, a non pensare male. Lo so. Come le puoi fare le pinze? Bianche, fagliele bianche, fagliele boh. O rosa, se ci sono. Pure anche le pinze. Allora, sono nere le pinze. Le ruote le voglio fare. Io comunque ho tutte le macchine blu, nere o bianche. Ma tu sei maschio, io sono donna. No, ma infatti io ho un problema, perché dovrei farmi di un altro colore, dovrei farmela. Però vabbè, possiamo fare. Raga, allora li levo messaggi in game. Cioè, li levo la visibilità. Mamma mia, mi sono emozionata, è bellissima. Le sacche. Pinze, non so perché, ma non me le fa cambiare. No, ma vedi quanto sono sfigata. No, te le fa cambiare, però non mi ricordo in che sezione è. Però le puoi cambiare. Sono andato in colore ruote, dove solitamente si trovano, e nulla. Sono andato in... Perché è un'auto... Colore è importata, quindi è importata dall'estero. Ma intanto facciamo le ruote, le facciamo allora, rosa. Posso cambiare il bordino delle ruote, posso metterglielo rosa, così. Oppure... che spezza. Non mi piace lo spezza. Così allora gliele lascio uguali? Sì. Rosa prugna? È il dentro, okay, che lo facciamo diverso. E allora devo cambiare, mi sa, il cerchione. Non so se le conviene, visto che queste sono quelle... Allora apposta. Lascia così, va bene così. Se può cambiare la pinza, che mi infastidisce vedere quella cosa rossa, veramente oscena. Quando ha finito lui, vediamo se lo faccio io, dai. Mm-hmm. Così ora vado a cambiarmi, mi faccio il colore del vestito della mia macchinina. Gna 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 gna. Ma il tetto e davanti non si può cambiare, sta così a carbonio. Vediamo un attimo. Dovrebbe essere il colore secondario. Secondario dovrebbe, però non me lo ricordo. No, col colore secondario mi fa cambiare il bordino delle ruote. Allora dovrebbe essere, o devo cambiare proprio la livrea? Prova la livrea. No, neanche quella mi fa cambiare. Come nei foams. Come nei foams. No, mi sa che su quest'auto dobbiamo fare qualche intervento. Verrai sbannato. Cambiare le pinze rosse. Probabilmente, non lo so. Non ti do la certezza, ma dovresti. Ipoteticamente. Nulla, non posso farci altro. Provi lei. Vabbè, però mi ci fa provare con poteri che non dovrei usare. Vabbè, io mi giro, guardo la sua macchina, quanto è bella. Ma perché... con la GoPro. Sì. Comunque, salve. Salve. Ci conosciamo? Non mi ricordo. Non lo so se l'ho vista in città. Non credo, no. Non credo. Ah, sì, io da due dei capelli resto. Così me li ricorderei, onestamente. Quindi vabbè, il primo giorno diciamo che ho cambiato, perché io amo cambiare. Quando sono andato in città ce l'avevo arancioni. Mamma mia, ma quanta roba c'è? Conosce un po' la zona, diciamo, non ci sono le livree. E ho visto che questo colore mi ha affascinato. Ok, io mi ricordo una ragazza con i capelli arancioni, però era un medico, quindi non so. Io sono arrivata da due giorni, adesso lavoro al Bahamas. Ho trovato lavoro lì. Allora no. Allora no. Non ci conosciamo. Allora, mi presento, allora, piacere. No, ma mi sa che non lo posso fare nemmeno io. Ok, Cleo. Peccato. Però mi ricordo che i freni si possono cambiare, però non mi ricordo come. Il problema è che se tocco troppo i colori, poi dopo per rimetterlo così è un macello. Te lo ricordi come rimetterlo nel caso se io cambio troppo? Ci posso provare.
non è un problema. No, come rimetterlo per lei che la voleva con questo rosino così. Ah, sì, poi sì, me lo ricordo. Lui penso che comunque mi sa che cerca qualcuno, però non so se cercava sì, solo ma il secondo ricambia quello. Ah, ok. Questo è cazzo cambio, questo niente, oh, questo vabbè, niente. Per intanto sto qui perché conosco bene i proprietari e quindi insomma. Sto guardando l'operazione dell'altro e sto succedendo al vanilla. Finché arriva. Da dove la guardi dall'alto? La persona con cui dovrei. Chi è che te la fa vedere dall'alto? Ho capito. Vabbè, in caso ecco. Ci si becca. Se vuole, io sono lì quando ovviamente faranno le feste perché non è sempre aperto. Quando è aperto viene comunque fatto pubblicità okay. Comunicato. Si stanno scannando immagino. Sì, ma io alla sera volentieri quando ci sono delle feste ci vado, ecco, insomma. E ieri c'è stata quella poi... in tema verde. Lo so, ieri fatalità. Comunque ho visto su Twitter c'erano dei post, quindi però mi sembra strano perché si può cambiare quella, mi ricordo che si può cambiare la pinza. Sicuramente lui c'era. Per chi l'ho cambiato? No, non c'era neanche il tizio verde. Vabbè, chiederò conferma. Città presto io. E niente, non c'era, strano perché anche lui è di solito. Sì, lui era Viola, Yakuza, polizia e armeria per farti capire. La pinza si cambia dalle ruote. Esatto. Ma è, non ce l'ha. Mi hai detto che te hai verificato dalle ruote, giusto? Non ce l'hai. Ma questa macchina qua è sua. Giusto? Sì. È stato un regalo e la sto modificando. Porsche, la Porsche GT3, sì, bella macchina. 911 mi sa che... Sì, no, sì, la Porsche 911 GT3. Ah sì, non so bene. Esatto. Cioè, è la 911 GT3, la versione praticamente più cazzuta, non so come spiegare. Sì. Quella un po' più spinta. Esatto. Posso chiederle solo il suo nome? Sto parlando con Giacomo. Demon Salvo. Come? Demon Salvo. Non l'avete capito. Ah, ok. Appunto. Se vuole sapere è The Albi 93. 911 allarmante. Vabbè, che battuta di merda. 10-4. Ma perché dice 10-4 che è il codice 10 della pula? Appunto, vabbè, tu perché non hai ascoltato cosa ha detto Testa Verde qui? Perché ah, la pula no, raga. Sto per svenire. Ma infatti testa il numero, lo chiamo così, il suo numero è così, Testa Verde. Sto per svenire. No, non lo posso fare, quindi boh, non lo so. Secondo me c'è la possibilità, ma non lo posso fare. Ho cioè, poi c'è il tossico, il cinesolo tossico del carico di verdi, il tossico. Signorina, tossico. Deve fare altre modifiche? No, penso di no. Comunque i freni per ora te li tieni rossi. Poi cerco di capire come si cambiano. Va bene. Perché io l'ho cambiato, però non mi ricordo allora, come si fa. Faccio un attimo le fatture. Sì. Mamma che bella sta macchina, mazzone, ragazzi. Troppo bella. Mi sto emozionando. Vedi di non schiantarla come la mia? Ho preso solo un paletto. Parli proprio tu, guarda, lasciamo stare. Ho capito, ma io te l'ho fatta provare, me l'hai schiantata contro un palo. Minchia. Un cazzo di palo ho preso, involontario. Grazie. Piccolo. Ma non ho preso altro. Volta. Ah, faccia così. Tu. Signorina, venga qua. Signorina. Sì. Signorina, venga qua. Sì. Gli dai anche 10 kit di riparazione, per favore. Certo, Ricky, glieli prendi? Glieli dai tu? Io non ho 7. Ricky? Ah, ok. No, glieli do io allora, signorina. Okay. Prego. Sì, Ricky è lui. Che grazie. Ha capelli verdi? Mm-hmm. Esatto. Sembri molto Joker. Comunque piacere, grazie. Demon. Grazie, con piacere, Ricky. Ok, grazie. Questa era bella. Ok. Fattura. La fattura. Figa, qui si fattura sempre. Quanto ho pagato, figa, in questi 10 minuti che sono con la signorina? 2 milioni, 2 milioni praticamente. Posto, grazie. Ormai la macchina è mia. A Milena gli ho comprato una casa. No, questa non mi interessa, preferisco vivere sotto il ponte. Grazie. No, vive nella macchina. Esatto, e che macchina è, cazzo? Scusi. Ah, ma ho dimenticato il clacson, cazzo. No, il clacson. Sì.
Aspetta, devo cambiare il clacson. Va bene. Il clacson è il fumo, cazzo, le luci mi sono dimenticata. Na, ciao, miseria, le cose più importanti. Cioè, praticamente ti sei dimenticata l'auto. Mi sono incazzato perché le pinze. Comunque, lo che mette la luce sotto, blu, sì, blu, sento me, rosa, e il fumo rosa e il clacson quello della, del clown. Papi, papi. Giustamente, visto che la macchina è rosa, il clacson dei clown mi sembra la scelta più azzeccata. Di socio. Ok. Per favore, devo chiamare un medico. Sparatemi in testa. Non ho la pistola. Almeno una decina di volte. Un calcio nelle palle. Almeno una decina delle volte. Uno. Ma ti funziona sempre. Basta, tu gli dici ti do un calcio nelle palle, funziona. Allora, non so, chi deve farmelo? Il signore sta parlando, non so che sta facendo. Ah, ok, perfetto. And when I find someone like you. Sì, vai tranquillo, è tutto pagato già. Allora. Ma secondo me c'è, mi fai capire dove cazzo la è. Fagliela verde, visto che la fai tu. Ti permette di farlo verde in tasto. Ma c'è, raga, c'è. Però non mi ricordo dal modo menu come si fa. Poi cos'è il fumo della rosa? Sì, il fumo deve essere rosa. E poi diciamo che il clacson. Mi dica. Quando passo io devo sentire la presenza. Eccolo. Non ho parole io. Ma perché sta facendo sta cosa lei? Non ho veramente parole, umanamente parole. Boh, vabbè. Non lo so. Io ragazzi stasera non penso che farò altro, quindi io vi ringrazio e vi saluto e vi mando da lei, tra l'altro. Ciao. Arrivederci, grazie per aver scelto la tavola. Arrivederci. Un attimo signorina, che sto facendo una cosa importante. Sì, mi scusi. Nel mio cervello, figa. Minchia figa. Però sono bellissime queste due macchine insieme, guarda, blu e rosa. Sono due Porsche. Sono due porcelline, minchia. Sono due Porsche. Figa. Le vedo anche da un'altra prospettiva ora. Cosa? Le vedo da un'altra prospettiva. Cosa? Ma il mio, i miei specchi comunque non sono come i tuoi. Da te si vede, da me no. Perché problemi. No, tu lo come. Anch'io ce l'ho uguale. Non si apre il finestrino? Non lo so. Penso di sì. Ragazzi, vi saluto, è stato un piacere. Vi mando da Cleopatra, che è la ragazza che è con me a fare la scena. Fate i bravi e salutatemela.